Un nuovo virus in città. Più potente del T-Virus. E vi trasformerà in gay. Ciao ragazzi, allora immaginatevi di diventare gay se venite morsi da degli zombie. Sembra la trama del nuovo Resident Evil, ma in realtà si tratta del film Bye Bye Vamps. Lasciate un mi piace se non volete essere morsi anche voi. Mi manca il tuo ciuffo. Ecco, ho deciso di far tornare il mio ciuffo. Ciao ragazzi e benvenuti su questo video. Allora, sono le ore esattamente le mezzanotte e 17 e stavo per andare a dormire, però avevo un video programmato per oggi che dovevo uscire, però ho deciso di fare questo video perché è un argomento importante e mi andava di parlarne. È uscito un film che ha fatto veramente parlare. Siccome è uscito proprio il giorno di San Valentino, in un giorno in cui comunque dovrebbe essere celebrato l'amore, in un paese in cui non per tutte le persone è possibile sposarsi, mi sembrava giusto parlarne perché, sapete, in Giappone quando si tratta di horror ci sono dei registi che veramente fanno uscire di quelle cose pazzesche. E Giappone è sempre stato così, tuttavia questa volta forse si è spinto un po' oltre perché ha fatto questo film, diciamo, di zombie, però se venivi praticamente morso da uno di questi zombie ti trasformavi in un gay. Comunque voglio leggervi alcuni tweet di alcuni giapponesi così ne possiamo discutere insieme. Allora, ho solamente visto il trailer, ma è possibile che anche nel 2020 non si possa essere aperti sull'omosessualità? Potrebbero esserci delle persone che potrebbero rimanerci male. Fatemi capire, diventi gay dopo che ti hanno morso? Forse Bye Bye Vamps non è stato fatto in cattiva fede, probabilmente volevano solamente fare un film horror, divertente e un po' interessante. Ma quello che hanno descritto è una vera situazione discriminatoria che realmente esiste nelle scuole. Perché davvero, ne avevamo parlato anche nel video di Mio Sugita eccetera, comunque ci sono dei ragazzi che vengono discriminati per il loro orientamento in Giappone, ma in generale se sei un po' diverso in Giappone può succedere. Quindi diciamo che forse era un topic che non bisognava toccare. Infatti qui c'è un altro tweet di un'altra persona che dice proprio questo. Mi ricordo quando ero studente e la gente mi diceva se mi tocchi mi infetterai. È davvero una cosa triste. Ho sentito dire che questo film è pieno di pregiudizi. I gay sono delle persone con un forte desiderio sessuale che vanno alla ricerca di buchi del... vabbè, avete capito? E vogliono solamente trovare del piacere fisico e non sono alla ricerca del vero amore. Mi chiedo se i creatori di questo film e gli attori ci abbiano pensato. Noi abbiamo una campagna che sta cercando di fermare la distribuzione di questo film. È davvero ridicolo. Io sono stato preso in giro su Twitter e sono stato chiamato cacciatore di culi. Movie come questo che promuovono la discriminazione non dovrebbero essere mai rilasciati. Non dovrebbero mai uscire. Un film come questo in cui se vieni morso diventi gay sembra quasi che voglia prendere in giro questo topic. Non mette le persone comunque omosessuali in buona luce. E ragazzi, ne avevo parlato comunque anche in altri video, avevo detto che comunque ci sono dei politici come Mia Sugita che hanno preso molto sotto gamba la cosa, hanno chiamato comunque le persone omosessuali come delle persone improduttive, quella società non dovrebbe curarsene perché non aiutano la demografia, che è contro natura, eccetera, eccetera, tra l'altro sulla TV nazionale che tutti i giapponesi sono costretti a pagare. Io non so cosa dire, però a dirvi la verità, in un paese come il Giappone, in cui comunque i matrimoni omosessuali non sono legali, non credo che un film del genere sia appropriato e lo trovo davvero di cattivo gusto. Tra l'altro è stato fatto uscire proprio il giorno di San Valentino e un anno fa ci sono state, non mi ricordo se 13 o 12 coppie comunque omosessuali che hanno portato il governo in tribunale, hanno aperto una azione legale per appunto denunciare il governo e per poter venire riconosciuto il loro diritto di potersi sposare. In una giornata come questa penso che sia davvero una mossa di cattivo gusto far uscire un film del genere e niente, non lo trovo giusto. Che dire, è un film low budget, però comunque ci sono un sacco di idol che sono molto famosi, cioè molto famosi, comunque che diventeranno molto famosi, però molto probabilmente, e sono seguiti da un sacco di giovani che comunque vanno a scuola e non lo so, io credo che comunque dei film del genere promuovano un'immagine stereotipata e sbagliata e in qualche modo probabilmente
aumenteranno i casi di bullismo se non si fa qualcosa, perché è sbagliato un film così, cioè su tanti livelli non è davvero un film secondo me adatto. Possiamo vedere un pezzo del trailer così potete capire un po', cerco di tradurvi quello che posso, che così potete capire meglio. Otoko wa otoko doshi nakayoku yaro yo. Doshi onii-chan. Sensei wa otoko rashii otoko ga suki nanda. Ho deciso di fare questo video anche in inglese, quindi se volete supportare il mio canale e volete comunque questo messaggio si diffonda, andatevi a vedere anche il mio video sul canale in inglese. Venerdì uscirà un altro video, uscirà il video che avevo in programma di far uscire oggi molto probabilmente, quindi mi raccomando andatevi a vedere il video anche venerdì all'1:45. Da adesso in poi cerco di fare due video a settimana. Vi faccio un saluto e ditemi che cosa ne pensate voi di tutta questa faccenda. Ciao. Devo dire che comunque non tutti gli youtuber italiani hanno avuto la stessa reazione che ho avuto io e altri giapponesi a questo trailer, quindi direi di presentarvi la reazione che ha avuto uno youtuber italiano che vive in Corea. Il film è stupendo, il trailer è stupendo, sembra un film di Boldi e De Sica, bellissimo, un cinepantone giapponese. È bellissimo! Poi quando gli si alza il capo tipo che gli è lungo tipo 3 metri, bellissimo! Ok, allora ho deciso di andare a leggere qualche commento sotto il video. Allora li sto leggendo praticamente in diretta, quindi li leggeremo così. Vabbè, leggiamo il primo. Gehinna showa tekina bikrasmu. Praticamente, se proprio volevano fare un film volgare dell'epoca Showa, l'epoca Showa sono due epoche fa, fino a 33 anni fa, se proprio volessero fare un film di serie B volgare, potevano fare che venivi morso e che ti trasformavi in un mostro del sesso. Che bisogno c'era di rendere omosessuale praticamente? Poi, in quest'epoca è davvero sbagliato un film del genere? Possibile che sia il regista che i produttori non siano persone, diciamo, di questo tempo? Il fatto che nessuno l'abbia fermati è davvero terribile. Anche solo il fatto che sia stato pensato di fare un film del genere è davvero stupido. Cioè, tutti i commenti sono negativi, eh? Considerando il fatto che adesso a scuola comunque vengono insegnati che ci sono vari generi, questo modo di pensare è davvero vecchio, sembra che sia rimasto, diciamo, a 50 anni fa. E considerando che questo video è stato fatto comunque per i giovani, fa davvero male. La sessualità è qualcosa che c'hai dalla nascita e non puoi cambiare. Questo è un punto importante. Tutte le persone si assomigliano fra loro. Sarebbe come fare un film in cui se vieni morso ti trasformi in un nero. Un film del genere sarebbe sicuramente problematico. Perché non capite quello che voglio dirvi? Praticamente qua si riferisce al fatto che comunque fare un film del genere su una cosa che non puoi cambiare e vieni morso e praticamente ti trasformi in un gay è proprio una base sbagliata per fare un film. Sarebbe come fare un film che ti mordono i vampiri e ti trasformi in un nero, capito? Possibile che nella vicina Corea hanno fatto un film degno di ricevere un Oscar, si riferiscono a Parasite, e noi invece siamo qui a fare ste cose. Questo film è stato fatto per i fan, i giovani fan, di questi idol che compaiono nel film. Se voi fate uscire un film del genere, instaurerete nelle loro menti il fatto che le differenze sociali siano un motivo di burla e di divertimento. Questo è davvero un problema. Questo film è davvero terribile, questo film fa schifo. Ma sono idioti, voglio assolutamente che questo film non venga mai distribuito. Poi qui c'è questo personaggio che è gay, che ha detto: io sono gay, non posso fare bambini, però come te, qua si riferisce magari a una persona eterosessuale, comunque posso avere anch'io un vero amore, posso trovare un partner e passare delle bellissime giornate insieme e vivere assieme. Io non sono stato infettato e sono diventato gay. Anche i genitori mi hanno educato bene e mi hanno permesso di vivere la mia vita in modo libero. Non credo che prendersi gioco di questo argomento sia materiale per farci un film. Penso che un film del genere comunque potrebbe fare male a molte persone. Chiederei che la gente ci pensasse prima di fare certe cose. Ah, questo qua ha commentato anche sul mio.
Anch'io sono gay e non è tanto set day del film che mi ha dato fastidio, quanto più alcune battute che sono state dette. Mi hanno fatto davvero male. Vabbè, ragazzi, comunque questo è tutto per questo video. Lasciatemi nei commenti cosa ne pensate. Vi mando un mega abbraccione e noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo martedì all'1:45.